Però diretto. va bene. Ha detto una cosa abbastanza grave, cioè che la dichiarazione dello stato d'emergenza del 31 gennaio, da lì a marzo non c'è stato nulla, il governo non ha fatto nulla. Quella dichiarazione è il frutto della dichiarazione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non era legata a uno stato d'emergenza che stava vivendo l'Italia in quel momento. La verità, dobbiamo dirci, che nessuno era preparato a quello che stava arrivando. E il nostro paese ha affrontato per primo tra i paesi europei questa pandemia, in particolare nelle regioni del centro-nord, e l'ha fatto guadagnandosi il rispetto e il prestigio della comunità europea e internazionale. E io penso che questo debba essere un elemento di orgoglio Le per faccio tutti gli una italiani. domanda, ma sia Lo sincero. stato d'emergenza, però, scusate, Scusi. perché Poi mi Gomez. dite delle falsità. Lo stato d'emergenza Addirittura, no? all'italiano, Adesso tant'è vero che non abbiamo esageri chiuso i con voli con la direttore. Cina. Ministro, Adesso. abbiamo chiuso i voli con la Cina. Solo Era noi, non uno tutti, stato di non emergenza. Cosa l'OMS. c'entra la falsità? Era conseguente all'OMS e noi abbiamo preso delle precauzioni tra le più alte in Europa Bravo. proprio E sulla non Cina abbiamo che sta ordinato vivendo la mascherine e pandemia. respiratori. Comunque io non sono venuto per Gomez, no, discutere non litigate, ma le con il faccio una direttore che è domanda. anche simpatico. Quell'affermazione